Il 27 di febbraio a Torino si svolgeranno le primarie del centro-sinistra. Vai a votare e vota Piero Fassino, candidato sindaco. Non scegliamo il candidato nostro del centro-sinistra in 4-5 persone. Lo scegliamo chiedendo ai cittadini di pronunciarsi, di dire la propria. Piero può dare competenza, può dare serietà, è una persona che sicuramente ama la sua città. Ti vengo a prendere perché non ho scelta, perché so vivere una sera per volta. Io ti vengo a prendere perché dove andiamo non importa. Credo che i giovani oggi possano davvero dare a questa città una nuova stagione di crescita, una nuova stagione di sviluppo, una nuova stagione di lavoro, una nuova stagione di espansione di ogni dimensione del vivere umano. Il primo campo è come un comune concorre insieme all'università a creare delle occasioni di investimento che facciano germogliare e crescere possibilità di occupazione. Va a finire? Sei qui per dire che il meglio deve ancora venire. Che ha dimostrato sempre nella sua vita politica di considerare le donne fondamentali per il cambiamento, per il rinnovamento. Ti voglio credere perché tu ci credi, perché sei dolce tanto quanto sei dura. Io ti voglio credere perché sei sicura di qualcosa. Lei diceva sempre: un bambino felice sarà un adulto maturo. Gli asili nido, le scuole materne non possono essere servizi a domanda individuale, ma deve essere invece, diciamo, il primo step di un'offerta educativa e formativa che deve avere il carattere di universalità. Passare a altri problemi a cui pensare, e tu che sai bene dove andare, devi sapere come va a finire. Sei qui per dire, mi devi dire, che il meglio deve ancora venire. Sei qui per dire, il meglio deve ancora venire. Venire, il meglio deve ancora venire. Per Torino è strategico, anche nei prossimi anni, avere nell'investimento culturale uno dei suoi asset principali. Noi credo vogliamo una RAI forte a Torino, perché la RAI a Torino può essere un punto di forza dell'offerta, diciamo, culturale di questa città. C'è qualcosa fra te e la vita, chissà quanto vi conoscete, mentre ridi, mentre ridi. E la città risplende ancora, anche con poche luci fuori. E tu che non cambi direzione, sai di sicuro come va a finire. Sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. Una persona piena di passione politica, devo dire che ha mantenuto una potente e forte umanità e soprattutto una competenza enorme, un'esperienza infinita a disposizione di una città importante che è ancora una capitale d'Italia. Costruiamo insieme il futuro di Torino, costruendolo insieme sarà un futuro migliore per tutti, per voi e per i tanti che vivono in questa città. Grazie.